Amiche ed amici di Rete 8, un cordiale saluto da Lorenzo Valeriani e da Mister Amaulo. Siamo suoi ospiti qui a Pineto, proprio in una giornata piovosa ma solare, no? Piena di luce sotto l'aspetto calcistico e della classifica, Mister, lo possiamo dire? Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Sicuramente stiamo attraversando un buon momento, ecco, stiamo... continuando il nostro percorso che è iniziato un po', ecco, dopo le prime partite all'inizio del campionato. Adesso la squadra ha trovato un'identità e siamo lì in vetta, cerchiamo, ecco, di mantenere questa posizione più a lungo possibile, spero fino alla fine, però tutto dipenderà dalle prestazioni che faremo da adesso in poi. Il campionato vero e proprio inizia adesso, c'è grande equilibrio, si sta notando queste prime tre partite del girone di ritorno e i particolari fanno la differenza e ognuno ha un obiettivo da portare a termine, quindi i punti sono pesantissimi e ogni domenica c'è grande battaglia in campo e l'episodio può, ecco, decidere il risultato finale. Mister, ovviamente un allenatore non dovrebbe mai fare un ragionamento del genere, però io la provocazione gliela faccio. È un momento in cui il Pineto può concedersi ovviamente anche una piccola pausa, no? Non parlo sotto l'aspetto della prestazione, però due settimane fa è stato dimostrato che uno stop, quando le altre non corrono, può essere visto come un'ulteriore benzina a livello mentale. Sì, ma al di là di questo che hai detto, noi dobbiamo essere forti delle nostre convinzioni, del nostro progetto, del nostro impianto di gioco e dobbiamo non ragionare nell'ottica, dice tanto... Posso fare un passo falso, certo. L'obiettivo di una squadra forte deve giocare sempre per fare una prestazione importante e continuare questo percorso. E sinceramente ho parlato ai ragazzi dopo la partita col Fano e ho sentito diversi commentare i risultati di altre squadre in senso negativo. Invece diciamo, il mio pensiero era quello di ragionare nell'ottica inversa, diciamo, oggi non abbiamo approfittato di un passo falso di chi ci insegue, quindi l'obiettivo ed nostro... Ed è corretto farlo questo discorso perché si potrebbe, diciamo, chiudere, no? Prima del previsto una sorta di percorso che vi vede però con le spalle coperte, questo lo possiamo sì, dire tranquillamente. Il percorso, dipende tutto da voi. Sì, ecco. Il percorso adesso dipende tutto da noi, però se partiamo dal presupposto che e ragioniamo, come ho detto un attimo fa, nell'ottica tanto le altre non corrono e si abbassa la concentrazione, invece il campionato è ancora lungo, ci sono 14 partite e 42 punti a disposizione, quindi noi dobbiamo continuare, anzi forse dobbiamo migliorare certe situazioni perché adesso un po' l'atteggiamento, le prestazioni e i valori delle squadre sono diversi quelli del giorno andata, quindi c'è più difficoltà nel raggiungere un risultato importante. Le vittorie valgono tantissimo, noi dobbiamo percorrere, diciamo, fare il nostro percorso con l'obiettivo di migliorarci sempre, no? Di diciamo, accontentarci di quello che abbiamo fatto o di quello che non stanno facendo gli altri. Noi il nostro percorso, il nostro futuro lo decideremo noi in base alle prestazioni e l'atteggiamento e l'entusiasmo che abbiamo in questo momento per fare più punti possibile. Mister, un percorso quasi perfetto, oserei dire. All'inizio è una fase di rodaggio, ma credo sia naturale un po' per tutti, no? Per capire un po' anche l'entità del campionato, i valori dello stesso girone. E soprattutto poi perché quando si esce fuori dalla preparazione estiva non tutti i giocatori sono in piena forma, ci vogliono un po' quelle 4 o 5 giornate prima di metterli dentro con la loro massima forma e soprattutto concentrazione mentale. Le chiedo, ha trovato l'equilibrio giusto sotto questo punto di vista o secondo lei la squadra può ulteriormente crescere? Credo di sì, ovviamente come tutte. Chiaro, dopo un periodo iniziale di difficoltà che era prevedibile perché era una squadra 8-11 nuova e abbiamo avuto tante problematiche a livello di infortuni che abbiamo tuttora perché abbiamo giocatori fuori importanti come Nonni, Giambè, ma ne abbiamo avuto in precedenza fuori 2 mesi Traini per la Pubalgia, sì. 2 mesi Allegretti, Minicleri 3-4 mesi dall'infortunio e squalifiche nelle prime partite di campionato da scontare dell'annata precedente. E quindi nelle difficoltà la squadra è stata forte perché si è combattuta, ha lavorato per diventare un gruppo forte, alla fine ha superato
a tutte queste problematiche a livello... Non se ne è accorto nessuno, possiamo dire, no? Ecco. Sì, sì. E però, ecco, noi con rientro, mi auguro prima possibile, di tutti gli effettivi, sicuramente possiamo fare meglio, perché non tutti i giocatori hanno caratteristiche uguali, quindi adesso stiamo un po' mascherando la mancanza di qualche giocatore che ha caratteristica diversa, però alla fine riusciamo a essere squadra e compatti, e questo mi fa ben sperare, perché abbiamo mascherato, come hai detto, tutte queste problematiche che sono state... Poi il sapersi adattare, no? Forse è la vera forza di questa squadra, sì, che si è adeguata al momento sia di difficoltà ma anche e soprattutto a livello di infortuni, no? Ovviamente oltre alla bravura del mister, che ha saputo incastonare i pezzi giusti dove mancavano gli altri, però rispetto agli altri anni, perché in tanti dicono questo, forse questa squadra ha trovato, e ci metterei anche la società forse, il giusto equilibrio. Ma è chiaro, sotto tutti il i percorso della società del Pinedo lo conoscete come me, ecco, è stato un percorso sempre in crescendo e programmando sempre campionati importanti. Quest'anno abbiamo cercato di cambiare un po', ecco, la costruzione della squadra, magari con una rosa ampissima, anche se poi all'inizio c'era necessario magari qualche giocatore in più, perché l'infortunio poi ha condizionato l'inizio del campionato. E quindi a diverso degli altri anni, dove magari il girone è andata, c'era stato... Si perdeva qualche giocatore, si inseriva altro, quindi probabilmente qualcosa non era andato per il verso giusto. Quest'anno invece il gruppo costruito inizialmente ha dato delle certezze, e poi dove abbiamo inserito qualche giocatore importante strada facendo, come Milani, Forgione e Emili, e quindi abbiamo un po' costruito il progetto pezzo per pezzo, quindi il percorso per fare un percorso importante fino alla fine. Quindi bisogna, ecco, dare atto alla società, al presidente, un po' a tutti i componenti dello staff, di una programmazione un po' dei mini particolari più dettagliata, esatto, fin dall'inizio, e questo ha portato fino ad oggi dei risultati importanti. Speriamo, ecco, di continuare a percorrere questa strada nel miglior modo possibile. Mister, le ultime due annotazioni, le ultime due curiosità, soprattutto a livello societario, mi hanno detto che tra qualche giorno sarà installata anche un'ulteriore tribuna per ospitare i presenti. È un'ottima notizia per il presente, però mi stimola un po' anche a riguardo del futuro, perché ovviamente se si allarga un po' la disponibilità degli spalti per gli spettatori, vuol dire che c'è l'intenzione giusta. L'intenzione è giusta. Non c'è ferro qui, però a differenza, ecco, lo può toccare tranquillamente. Degli altri anni, adesso la società ha una prospettiva diversa. Ha trovato una solidità e sta costruendo magari un futuro migliore, e noi stiamo lavorando per questo, e speriamo, ecco, che magari questi lavori allo stadio possano servire l'anno prossimo, però adesso non diciamo niente, soltanto stare concentrati e preparare al meglio la prossima partita col Vasto Girardi, che poi è un'altra battaglia, come lo sarà da adesso fino alla fine. Ecco, una squadra complicata da individuare, questo Vasto Girardi, perché io la definisco una delle poche squadre che riesce a battere tutte, ma può perdere anche con chiunque, no? E forse è la caratteristica pure di questo girone, che sì, non dà punti di riferimento chiari. Forse sul piano del gioco una delle squadre che gioca meglio, quindi ha costruito un impianto di gioco importante e sicuramente si prende dei rischi nella costruzione del gioco, quindi è una squadra che crea tanto e concede qualcosa, quindi occorre una prestazione, un'interpretazione a modo per affrontare questa squadra, certo, perché altrimenti si va in difficoltà. E ormai noi conosciamo loro conoscono noi, quindi sarà una partita un po' anche a scacchi, dipende, ecco, da chi ha più quella interpretazione giusta in esatto, questa gara. Quindi sfruttare più, insomma, la conoscenza degli avversari piuttosto che sfruttare la propria conoscenza. Sì, ma occorre entrambe le cose, ecco, sfruttare la conoscenza della tua squadra per cercare dove puoi far colpire la squadra avversaria, però poi devi essere bravo a cercare di limitare una squadra di questo tipo, perché poi, ripeto, ha un impianto di gioco importante e ha messo in difficoltà quasi tutte le squadre del girone. Grazie mister, in bocca al lupo. L'ultima notizia, ma ovviamente ce la teniamo per noi,
tutti abili e arruolati oppure c'è qualche difficoltà, a parte ovviamente sì, i soliti nodi, sì. Ecco, Nonni e Giambè ancora Giambè. Non stanno a disposizione per questa partita e speriamo un paio di settimane, Nonni forse prima, quindi Giambè magari e Nonni sicuramente avremo a disposizione per la trasferta in Senigallia, Giambè non so se riusciamo a recuperarlo perché cosa mette se in casa. Perfetto, grazie a mister Amaolo, ovviamente lo facciamo tornare in campo, c'è un po' di pioggia qui fuori al Mariani Pavone, ma la stagione è quella, sì. Mister. Però ho visto che si sono divertiti anche scivolando sul sintetico, perché il Mariani Pavone ovviamente il terreno in erba naturale deve essere preservato. Ci vediamo dopo. E allora cambio ospite qui in postazione. Ci ha salutato il mister, è arrivato il capitano Riccardo Dalla Quercia che domenica ha risolto una partita complicata, lo possiamo dire non solo tatticamente parlando ma anche perché dopo la sconfitta interna col Fano c'era bisogno di rimettersi sui binari giusti, in carreggiata e ottenere soprattutto una vittoria che poi ha permesso alla tua squadra di allungare un po' sulle inseguitrici. Riccardo, che gara è stata? Sì, esatto, è stata una gara molto difficile, che anche l'andata aveva dimostrato la loro forza, comunque il Matese, però noi siamo stati bravi il primo tempo a soffrire un po', dove loro siamo venuti a prendere alti. Non è stata una bella partita nella prima frazione? No, tatticamente no, però poi nel secondo tempo siamo rientrati con una mentalità diversa e anche soffrendo alla fine abbiamo trovato il gol. Che stagione per ora perfetta, direi, no? A parte qualche piccola battuta d'arresto che è ovviamente fisiologica durante una stagione, però parlavo col mister e dicevo questa formazione ha trovato un equilibrio, no, rispetto agli anni passati, perché forse il percorso condotto e il percorso intrapreso è stato quasi sempre dello stesso livello, no? Poi ovviamente gli infortuni, errori arbitrali possono decidere un match, però sì, sì, però ecco, vediamo che il Pineto comunque tutti gli anni ha allestito una squadra competitiva, forse quest'anno anche è più matura. Esatto, eravamo partiti un po' male, poi ci siamo guardati negli occhi e abbiamo deciso di, dopo le prime battute d'arresto tipo Fano, Matese, un pareggio in casa che alla fine pareggiamo sì. Al 90esimo, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo deciso di ripartire e ecco, adesso abbiamo preso una bella strada. Una bella strada, dicevo anche col mister che la società si sta attrezzando anche fuori dal terreno di gioco, nel senso che tra qualche ora arriverà una struttura, no, da impiantare sulle tribune del Mariani Pavone per allargare, no, sì, questo sicuramente settore. Il presidente. Quindi, oltre è anche un segnale, no, forse da dare non solo alla piazza e al campionato intero ma anche a voi, occhio perché io sono pronto per accogliere un'altra categoria. Sì, però sì, sicuramente, perché ecco, ripeto, come sempre, il presidente gli piace vincere e quindi sicuramente non si tirerà indietro, conoscendolo sicuramente farà la sua parte. Il ruolo tuo soprattutto non in campo ma anche nello spogliatoio, insomma, se ti senti al cospetto anche di giocatori che storicamente hanno calcato campi più importanti. Sì, sicuramente, dai, piano piano, il primo anno non è facile, comunque avendo giocatori importanti che hanno fatto capitani anche in piazze importanti come Di Filippo, quindi sicuramente non è facile, però piano piano inizio a intraprendere, ecco, non sono più un ragazzo, inizia ad andare un po' nel mondo dei grandi. Devi prenderti un po' di responsabilità, esatto, no? Esatto. La piazza in giro, quando esci con gli amici o quando accogli, no, i tuoi clienti, sì, nel tuo locale, che ti chiedono? Ovviamente se c'è realmente questa convinzione, no? Sarebbe, sì, sarebbe un traguardo storico, insomma. Sì, sì, sicuramente. Tutti quanti quelli che mi incontrano, dico, quest'anno è l'anno buono, Gli dico, se deve essere l'anno, comunque è l'anno nostro, lo vedremo. Però ecco, come dico a tutti, il campionato è ancora lungo, mancano ancora 14 finali, quindi è un po' presto per pensarci. C'è una squadra che ti ha impressionato di più e che potrebbe essere, poi a prescindere dalla classifica e dal distacco, la squadra concorrente? Oppure bene o male la media è quella, no? Sì, la media è quella, però ecco, c'è il Senigallia che si sta rivelando una squadra difficile da affrontare e non me l'aspettavo, sì. Poi comunque c'è anche l'Alba Longa che comunque sì è sotto, però se vedi la rosa ha giocatori forti, molto vari e forti, quindi anche sia in campo che soprattutto in panchina. La San Benedettese, la delusione forse dell'anno?
Sì, però purtroppo, ecco, secondo me, io sono all'inizio, non so, sempre a Pineto, non ho girato tanti, però penso che prima di prendere i giocatori dovrebbero anche prendersi gli uomini, perché non è facile stare, sì, è bello quando le cose vanno bene in una piazza come San Benedetto che... E ti dà una spinta, esatto, ulteriore. Però quando le cose vanno male, poi ci vogliono quelli con la testa sulle, esatto, spalle, e non solo, esatto, quando sono in campo. Il mister ha detto domenica sarà ovviamente una partita complicata come tutte le altre. Questo Vasto Girardi, che io un po' non dico punzecchiato, però ho detto è una di quelle squadre che può perdere e vincere con chiunque, sì, no? Lui mi ha evidenziato questa caratteristica, forse la più importante del Vasto Girardi, che cerca la costruzione ovviamente del gioco, però lascia anche un po' di spazio, sì, sì, un infatti po' di spazio loro, dietro. Anzi, rischiano molto perché comunque partono proprio dal basso e comunque anche all'andata siamo andati un po' in difficoltà al primo tempo. Hanno un allenatore molto bravo che cerca di mettere le sue idee in campo e alcune volte però può succedere che possono essere un po' rischiose. E ovviamente ci sarà un Pinedo pronto a, non so, le condizioni del campo, no? A parte la pioggia e qualche gara infrasettimanale disputata qualche giorno fa, però insomma mi sembra in via di guarigione. Sì, ecco, sì, quindi... diciamo, speriamo che in via di guarigione. Noi dobbiamo essere pronti, anzi super pronti, perché una battuta d'arresto che quelli fanno non deve succedere più. Però una battuta d'arresto, ho detto col mister, che ha dato anche un segnale, perché il calcio fa questo, no? Lancia anche un segnale positivo, cioè quello, sì, di... Sì, sì, sì. Ecco, ok, infatti... noi una brutta partita abbiamo perso, però dall'altra parte nessuno ci ha recuperato. Esatto, no, quello dicevo, c'è punti. Più rammarico per non aver vinto e guadagnato punti che, certo, che aver perso e gli altri dietro hanno... Perché poi non si sa mai, prima... allunghi è meglio, più stai tranquillo. Stai tranquillo, ti puoi rilassare, esatto, e soprattutto arriva prima l'obiettivo. Allora, noi ringraziamo Riccardo Della Quercia per questa bella intervista a qualche giorno dal match con il Vasto Girardi. Ovviamente ringraziamo la società del Pineto che ci ha concesso questo spazio, l'ha detto stampa Francesco Paolo Salviani, ovviamente tutta la società fino ad arrivare al dottor Silvio Brocco. Noi ci vediamo più tardi, qualche minuto di pausa, perché ci recheremo al Castrum di Giulianova per farci una chiacchierata con i giallorossi di Luciano Cerasi. Seguiteci.